Buongiorno a tutti, benvenuti. Come sapete siamo qui alla presentazione del rapporto Caritas La povertà a Roma, un punto di vista, dedicato alle città parallele. È la sesta edizione del rapporto che viene pubblicato ogni anno e raccoglie l'esperienza di tutto quello che fanno le parrocchie romane per i bisognosi. La presentazione di questo rapporto non a caso avviene oggi, che si introduce la settimana che ci introduce alla Giornata Mondiale dei Poveri, che verrà celebrata appunto domenica da Papa Francesco. Al pranzo in Aula Paolo VI ci saranno anche 300 ospiti della Caritas, seguiti dai centri Caritas di Roma. E la presentazione di questo rapporto è anche un'occasione della diocesi per incontrare le istituzioni. E salutiamo appunto il sindaco, il presidente della regione, e salutiamo anche tutte le persone che sono intervenute, le autorità sedute qui nelle prime file, l'assessore alle politiche sociali e alla salute del comune Barbara Funari, il capo gabinetto del sindaco Alberto Stancanelli, l'assessore alle politiche sociali e servizio alla persona della regione Lazio Massimiliano Maselli, il presidente dell'Azione Cattolica di Roma Marco Di Tommasi, la segretaria generale diocesana dell'Azione Cattolica di Roma Chiara Sancin, il presidente della Fondazione di Liegro Sandro Barlone e Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione di Liegro. Adesso cominciamo con la presentazione del rapporto. La mattinata sarà aperta dal saluto del cardinale vicario Angelo De Donatis. Il cardinale ci dovrà salutare prima del termine della presentazione, perché atteso ad Assisi dovrà raggiungere gli altri vescovi per l'Assemblea Generale della CEI. Poi verrà illustrato il rapporto prima da Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, e poi da Alberto Colaiacomo, che è coordinatore della redazione del rapporto. Quindi ascolteremo il parere delle due autorità, il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per l'ambito della Diaconia della Carità. Poi ci sarà spazio anche per le domande dei giornalisti. Grazie. Grazie. Buongiorno e saluto e ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente Francesco Rocca per la loro partecipazione. Ringrazio anche tutti i collaboratori della nostra Caritas diocesana che hanno realizzato questa sesta edizione del rapporto sulla povertà a Roma, e li ringrazio per il loro lavoro di ogni giorno, quello quotidiano, a fianco dei più poveri e al servizio delle comunità parrocchiali della nostra diocesi di Roma. La Chiesa di Roma si appresta a iniziare quella che è la fase, come sapete, sapienziale del cammino sinodale. Dopo aver vissuto 2 anni molto intensi, ma io direi 4 perché l'abbiamo dedicati all'ascolto, 4 anni, all'ascolto della parola di Dio, all'ascolto dei territori, all'ascolto delle comunità, in cui abbiamo prima posto l'attenzione al grido della città e successivamente intessuto relazioni con tutti coloro che vi abitano su invito di Papa Francesco, ecco ora ci apprestiamo a non disperdere quanto è stato raccolto, un materiale veramente prezioso, e su quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo raccolto, avviare un discernimento ecclesiale. Le narrazioni di vita ascoltate soprattutto dalle labbra di chi si sente lontano dalla Chiesa e dalle labbra dei poveri sono state fondamentali per realizzare in noi questo allargamento. Ci siamo resi conto che non aveva senso continuare a girare intorno alle solite dinamiche, ai soliti problemi ecclesiali, mentre insieme con i nostri contemporanei stiamo vivendo un cambiamento d'epoca. Una nuova fase, pur nella continuità, che Papa Francesco ci ha esortato a percorrere continuando a camminare, affidandoci cioè allo Spirito per superare tanti tentennamenti, tanti dubbi, tante paure.
facendolo come chiesa insieme, dove tutti possano sentirsi a casa, in cui le strutture e i mezzi pastorali favoriscano non la creazione di piccoli gruppi, ma la gioia di sentirsi corresponsabili. Agendo come chiesa aperta, capace di ascoltare le voci dei giovani, delle donne, dei poveri, di coloro che sono delusi, di chi nella vita è stato ferito ed è arrabbiato. Il rapporto sulle povertà a Roma, che la Caritas diocesana propone ogni anno, si integra in questo cammino come uno strumento veramente prezioso. Finora ci ha aiutato nell'approfondimento e nella conoscenza di alcuni fenomeni del disagio e delle fragilità. È stato anche un'occasione di dialogo e di confronto con le istituzioni, con enti di ricerca, con organizzazioni di volontariato e con il mondo accademico. Anche queste sono risorse da non disperdere in questa fase di discernimento, dove continuerà ad essere importante il dialogo con tutte le realtà, e questo lavoro ci permette di entrare in relazione, di fare spazio agli altri, testimoniare l'attenzione di Dio a tutti coloro che hanno bisogno di cura. Non si tratta di opinioni che esprimono gli autori o di una presa posizione della Caritas. Lo studio, come nelle precedenti edizioni, cerca di far emergere la povertà da una prospettiva che va oltre le statistiche ufficiali, che pure vengono riportate nel testo, ma si concentra su quelli che non hanno voce. Scopriamo allora, in questo caso, attraverso l'opera dei centri di ascolto Caritas delle parrocchie romane, che nella nostra città esistono migliaia di persone che vivono in solitudine. Vi posso assicurare che lo sto proprio toccando con mano, girando per le nostre comunità parrocchiali, dove vedo che sempre emerge questo aspetto subito, quando cominciamo ad ascoltarci. Persone che non hanno, altre persone che non hanno mai avuto un reddito regolare, che non riescono ad accedere al servizio sanitario pur avendone diritto, che non hanno un alloggio dignitoso. Troviamo una nuova dolorosa conferma che esistono migliaia di nostri concittadini che non riescono ad arrivare alla fine del mese e soprattutto non riescono a pagare le bollette di luce, di acqua e gas, e che le forme della solitudine, al di là del fatto puramente economico, si vanno diffondendo nei quartieri e nelle strade romane, riproponendo l'urgenza della riscoperta della centralità e della persona umana. Nel rapporto questi altri aspetti vengono analizzati, partendo però dall'esperienza concreta delle comunità parrocchiali e dei servizi diocesani, a partire da quelli della Caritas, a cui è stato chiesto di accogliere, ascoltare, accompagnare e promuovere migliaia di persone. Riferendoci ai numeri del 2022, ricordo con gratitudine la straordinaria mobilitazione delle comunità parrocchiali e religiose per l'accoglienza dei profughi ucraini, con un coinvolgimento e una mobilitazione dei volontari che già avevamo visto durante la pandemia, che è stata veramente straordinaria quest'opera. È un aspetto, quello della solidarietà, che accomuna tutta la città, tutta, e che ha segnato una stagione di straordinaria collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche. Il volume, oltre ai fenomeni della povertà, si sofferma anche sulle politiche sociali proposte dalle istituzioni. La conoscenza di molte opere di carità promosse dalle comunità parrocchiali e le testimonianze dei volontari che vi svolgono servizio. Una finestra aperta verso la città, ma anche un'occasione di confronto, di approfondimento, l'invito a incontrare coloro che ci vivono a fianco e ad ascoltare quanto hanno da dire, da chiedere, da raccontare. Per questo è importante la presenza del sindaco Gualtieri, del presidente Rocca, in un momento di confronto
e di collaborazione veramente bella. In questo rapporto c'è più di un segnale di speranza a cui poter attingere fiducia per un futuro, consapevoli che ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per dare sempre più concreta attuazione a quel vivere insieme nella pace, nella fraternità a cui tutti quanti noi aspiriamo. Quindi ancora grazie veramente con tutto il cuore e vi chiedo scusa di questa assenza. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, buongiorno, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. E grazie naturalmente, lo rinnovo al sindaco professor Gualtieri, al presidente della Regione Lazio, al dottor Francesco Rocca, gli assessori. Non si sente? Posso continuare? Si sente? Ok, bene. Vorrei anche, oltre al cardinal vicario, al vescovo Ambarus, ecco, rivolgere e ai due assessori, alla dottoressa Funari e a Maselli della Regione Lazio, vorrei anzitutto rivolgere un grandissimo ringraziamento agli animatori della carità. Qui in sala è presente anche il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti, la dottoressa Milaragno del protettorato San Giuseppe, don Marco Gnavi, che è direttore dell'Ufficio Comunismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Roma e della comunità di Sant'Egidio. Ecco, io vorrei di cuore anzitutto rivolgere un sentito ringraziamento agli animatori della carità, le tantissime persone che sono poi la risorsa vera della nostra realtà. Penso appunto ai volontari delle nostre comunità parrocchiali, delle prefetture, penso anche agli operatori della nostra cooperativa Roma Solidarietà. Ecco, i risultati del loro impegno complessivo è quello che abbiamo cercato in qualche modo di sintetizzare in questa edizione del rapporto. La redazione è stata curata dalla nostra area studi e comunicazione, guidata da Alberto, con la Iacomo, a cui darò la parola, quindi con Anna Moccia e Eleonora Schirmo. Ci sono anche dei contributi, verranno ricordati da Alberto poi, vorrei ringraziarlo. Abbiamo ospitato anche un box sulle liste di attesa di Cittadinanza Attiva del Lazio, un intervento del professor Bruni sul reddito di cittadinanza per quanto riguarda l'impatto sulle nostre strutture. C'è un capitolo sugli empori della solidarietà curato in particolare da Massimo Pasco. E questo rapporto segna anche una novità importante. Un terzo di esso è dedicato a cercare di rappresentare un po' il lavoro, è stato curato da Eleonora Schirmo, e a rappresentare un po' il lavoro fatto nei 5 settori della nostra diocesi. Quindi è l'occasione anche per ringraziare i nostri responsabili di settore Caritas, qualcuno è presente, le equipe delle prefetture e naturalmente ringrazio anche i vescovi ausiliari del settore e i parroci di Roma, ecco, su cui possiamo contare in termini davvero di sostegno. Segnalo che tra l'altro oggi è online anche il nuovo sito della Caritas di Roma, quindi faccio anche un po' di pubblicità, però mi sembra correlato al rapporto, credo che mi sia consentito. Qual è il contesto di questo rapporto? Il rapporto è introdotto da un linguaggio del cuore e da quello dei numeri. Il linguaggio del cuore, abbiamo ripreso proprio una parte iniziale del messaggio di Papa Francesco, del nostro Vescovo, per questa sesta giornata mondiale dei poveri. E dice Papa Francesco proprio all'inizio: un fiume di povertà attraversa le nostre città e diventa sempre più grande, quasi a straripare. Quel fiume sembra travolgerci, tanto il grido dei fratelli e delle sorelle che chiedono aiuto, sostegno e solidarietà si alza sempre più forte. E allora qualche giorno fa è stato pubblicato dall'Istat i nuovi dati sulla povertà assoluta. Questi numeri sembrano un po' tradurre questo linguaggio del cuore del Papa, e dice questo rapporto dell'Istat che nel 2022 abbiamo ormai più di 2,18 milioni di famiglie in povertà assoluta.
Stiamo parlando di 5,6 milioni di persone, il 9,7% della popolazione, con un aumento già rispetto al 2021. Ma in realtà stiamo assistendo a una crescita che sembra inarrestabile della povertà assoluta nel nostro Paese. In 15-14 anni, pensate che nel 2008 era il 3,6% della popolazione, nel 2022 siamo arrivati al 9,7% della popolazione. È per questo che il rapporto della Caritas di Roma conferma purtroppo questo trend e segnala nuovamente che ci sono troppi poveri, troppi scartati da un modello di sviluppo economico che antepone la logica del profitto ad ogni costo al primato della dimensione umana. E quindi è chiaro che occorre mettere mano soprattutto al modello di carattere di sviluppo economico. In questo contesto molto difficile, scorrono le slide, c'è un elemento importante che è quello della speranza. Per noi questa speranza è radicata nel Vangelo e quindi resta viva, ci rasserena e ci dà tranquillità. Ma ci sono motivi di speranza che affondano in realtà in alcune energie, in alcune risorse, direi meglio in alcune opportunità che ci consentono di sognare da un lato e soprattutto di collaborare alla costruzione di una società più inclusiva all'insegna della fraternità. Ma la speranza non ci esime dalla necessità di un'analisi accorta, seria della realtà. Non ci esime da una scelta di campo sulle priorità e per noi questa priorità coincide con il punto di vista che è quello dei poveri, perché è quello più vicino all'interesse generale e al bene comune. Dicevo che ci sono energie, opportunità, risorse per sognare e per costruire e qui ne abbiamo elencate alcune. Anzitutto la straordinaria testimonianza del volontariato, lo ricordava già Sua Eminenza il Cardinal Vicario, ricordando anche degli esempi tangibili. È una presenza molto diffusa nella città di Roma, nel tessuto civile, nel tessuto sociale, nel tessuto religioso in senso lato della nostra città. Poi abbiamo come segno di speranza le opere del PNRR, cioè non c'è alcuna contrapposizione rispetto a quello di cui stiamo parlando in ordine alle opportunità che questi progetti presentano. E qui è decisivo il lavoro degli amministratori pubblici, dei dirigenti pubblici e privati, a non perdere questa straordinaria occasione. Abbiamo di recente un ulteriore elemento, fattore di speranza, che è questo piano sociale partecipato, avviato da Roma Capitale, abbiamo qui l'assessora Funari, ci sembra importante. Io non ho avuto la possibilità di essere presente, ma chi dei nostri, diciamo, erano diversi presenti, cioè c'era una grande partecipazione, no? Il segno di un'attesa e di una disponibilità a collaborare molto importante. Abbiamo poi la nuova legge regionale a cui sta lavorando la Regione Lazio per quanto riguarda l'edilizia pubblica, il piano casa di Roma Capitale che segna un'inversione di rotta importante per quanto riguarda le politiche pubbliche. Ci sono i piani del lavoro a cui sia il Comune e la Regione stanno operando, c'è quello della rigenerazione urbana. E poi abbiamo il giubileo del 2025. Questa è un'occasione di rinascita per la comunità, forse per le comunità, ma penso che sia importante cogliere questa occasione del giubileo del 2025, occasione di conversione per chi crede, ma anche per promuovere segni tangibili di remissioni dei debiti, perché il giubileo a questo fa riferimento. Segni tangibili di remissione dei debiti da parte di tutti, comunità civile e religiose, sottolineo molto le responsabilità del mondo delle imprese da questo punto di vista. Perché abbiamo chiamato il rapporto città parallele? Ma perché in un territorio vastissimo, no? Io lo dico spesso, Roma è 1.285 chilometri quadrati, non c'è ragione di campanilismo se dico che Milano è 182 chilometri quadrati, ma per avere il senso delle proporzioni. In questo territorio così vasto, a noi sembra che si vanno delineando dei tratti sempre più marcati della presenza di più città. Ma il punto è che sono città non solo diverse, ma che tendono a non incontrarsi, a non conoscersi tra di loro e che spesso basano il loro reciproco conoscersi sui pregiudizi. E allora questo mancato incontrarsi, questo mancato riconoscersi rischia ad esempio di aumentare la povertà come eredità generazionale.
sei nato e vissuto lì e quindi rimarrai in quella, grosso modo, in quella stessa condizione. Alla base di tutto, quindi, che cosa c'è? C'è una grande questione educativa, una grande questione educativa che va oltre la solidarietà, che è indispensabile, che va oltre le politiche pubbliche, che sono indispensabili per affrontare, cercare di risolvere problemi a volte pluridecennali, ma questo tema di una grande questione educativa attorno al principio di corresponsabilità che riguardi le singole persone, che riguardi le comunità, e la politica, e le forze sociali ed economiche è cruciale. Nessuno si salva da solo, tantomeno a Roma, per la sua complessità oltre per le sue straordinarie ricchezze. Ci sono questioni economiche, non c'è dubbio, ci sono questioni normative, non c'è dubbio, regolamentari, ma se non partiamo da qui, per questo mettiamo in evidenza questa grande questione educativa. Qui abbiamo cercato di rappresentare queste grandi, queste diverse città parallele, e la città reale, no? con problemi che sono antichi in molti casi, non li sto qui a enucleare. Poi c'è quella virtuale. Ricordiamoci tra l'altro che secondo gli indicatori Istat di benessere economico, Roma è seconda solo a Milano e Bologna, quindi c'è anche una ricchezza importante di cui essere consapevoli. Poi abbiamo le città dei redditi alti e quelle degli altri, con delle diseguaglianze notevoli, diseguaglianze che dipendono dalle generazioni, quindi dall'età, dalla nazionalità, dal genere. Cambia ancora molto purtroppo se si è uomo o donna. E cambia molto, l'ho già detto, dalle aree di residenza. Quello che non cambia è chi ne paga le conseguenze. Sono soprattutto giovani, donne e stranieri. Abbiamo la città storica, quella segnata soprattutto dalla presenza di anziani, una città che diventa sempre più una città vetrina. Basti vedere i dati negli ultimi anni di cambio di residenza, di migrazione dal centro storico. Esercita una potenza attrattiva per un flusso turistico straordinario. E poi abbiamo quella delle periferie, dove c'è più dinamismo, ci sono più persone giovani, dove però crescono i problemi, ci sono meno servizi. Abbiamo la città multietnica che segna l'incontro tra cultura spesso, no, insomma, a volte che è piuttosto problematico, e poi quella eterna che manifesta comunque quel grande animo romano fatto di accoglienza civile, di solidarietà civile e religiosa. Abbiamo la città dei servizi, dove c'è una grande concentrazione di servizi, e quelle invece che sono in attesa. Qui su tutti faccio riferimento al Servizio Sanitario Nazionale. Guardate, si sta sta andando in crisi il rapporto di fiducia tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale. Chi può si organizza, molti rinunciano. Era circa il 19% a fine settembre a Urumiglia, un'indagine che metteva in evidenza come gli italiani, sto parlando solo degli italiani, rinunciano a curarsi. Quindi questo è un punto cruciale, ma è un esempio, non è solo quello del servizio sanitario. Poi abbiamo la città visibile, una città meravigliosa, forse unica al mondo, per offerta culturale e turistica, ti riempie il cuore. Poi c'è una città non percepita, quella dei molti volti delle solitudini, e non è un fatto solo economico. Quello segnato dai senza dimora, dagli accampati, dagli occupanti, dai precari del lavoro giornaliero o a termine. Le disuguaglianze, qui questa slide mette solo in evidenza un aspetto relativo alle tante facce di Roma per quanto riguarda i redditi. Guardate, in base alla nazionalità, il rapporto del reddito medio tra gli italiani e gli stranieri, i territori, ci sono differenze notevolissime. Non è questa la slide, scusami? Ecco, è questa, perdonate. E insomma, le differenze per quanto riguarda le generazioni, è prevedibile che ci sia un reddito più alto, diciamo, per gli over 60 per tante ragioni, ma non con differenze così marcate, quando poi giovani o persone adulte che hanno i figli avrebbero bisogno di più reddito, in realtà stanno su scala di valori molto bassa. Se mandi l'altro, allora. Ecco, concludo. Da questi dati, dalle informazioni di questo nostro rapporto, che chiaramente non ha minimamente la pretesa di essere esaustivo, però emergono su tutte queste cinque grida di dolore. Anzitutto aumentano le richieste di aiuto, 25.000 le persone che ci hanno cercato, cioè sono proprio venute presso i nostri centri di ascolto, presso le comunità parrocchiali, presso i centri diocesani di ascolto. Sono stati attivati 11.800 programmi strutturati di prossimità, di aiuto, di intervento.
colpisce tanto che il 70% di queste richieste di aiuto sia di aiuto alimentare, ma colpisce molto che la questione del pagamento delle bollette, dell'energia e non sia ancora molto rilevante. La questione abitativa, nel 2022 ci sono state 6.591 sentenze di sfratto, ne sono stati eseguiti 2.784 con la presenza di forze dell'ordine e dell'ufficiale giudiziario. L'Istat al 31 dicembre 2021 ci parla di 23.420 senza tetto, senza dimora, nell'area metropolitana di Roma, quindi in un ambito molto più ampio di Roma, ma è chiaro che Roma c'ha un peso molto rilevante. 14.000 nuclei in attesa della casa popolare, ma ci sono anche 110.000 case sfitte, case vuote. Il Comune di Roma al 30 settembre ha ricevuto richiesta di contributo per l'affitto da 29.270 famiglie, e anche questo la dice lunga, con problemi anche di risorse. C'è il terzo grido di dolore, che è quello all'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Le liste di attesa è un problema che non esiste da oggi, ci portiamo appresso da anni in tutta Italia, ma io parlo per Roma. C'è, e lo vorrei sottolineare, l'emergenza salute mentale. Proprio in questa sala, in tempi ravvicinati, abbiamo fatto due incontri con le famiglie delle persone con problemi di salute mentale, con delle associazioni. E si era parlato qui, cioè io neppure credevo ai dati che mi hanno presentato per quanto riguarda la carenza di personale, le conseguenze dell'accorpamento dei servizi. Non la faccio lungo, si è parlato tempo fa in più ambiti, in più contesti, di una conferenza cittadina su questo tema con le famiglie e le associazioni, facciamola. Cioè, se serve a trovare insieme delle possibili soluzioni per alleviare questa grande sofferenza, credo che sia importante. C'è, e sto concludendo, la questione del sovraindebitamento e dell'azzardo patologico. Come voi sapete, la Caritas romana è strettamente collegata alla Fondazione Salus Populi Romani della Diocesi di Roma, che si occupa di sovraindebitamento e usura. Mettendo insieme i due osservatori, noi vediamo una preoccupante crescita del sovraindebitamento nella città. C'è stato un aumento del credito al consumo del 5,7%, ma soprattutto richiamo la vostra attenzione sull'acronimo CQS. Che cosa significa? Cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In un anno è aumentato del 10%. Quella è una sorta di ultima spiaggia, cioè tu cedi una quota parte del tuo stipendio o la pensione per avere una liquidità immediata, per affrontare delle emergenze. Ecco, questo la dice lunga. C'è la questione dell'azzardo. Per favore, non chiamiamolo gioco, perché questa è un'operazione del marketing di associarlo al gioco, che è subdola ed è ipocrita. Ci sono migliaia di famiglie che si stanno distruggendo per questo problema dell'azzardo. Stiamo parlando di scommesse. A Roma nel 2022 sono state fatte scommesse per 4 miliardi 962 milioni di euro, con una grande predominanza dell'online, che cattura moltissimi giovani. 1.763 euro a persona. Il 5 dicembre 2022 i vescovi del Lazio hanno rivolto un appello ai sindaci, e questo appello credo che sia importante su questo confrontarci. Concludo sulla questione lavorativa. Segnalo che Roma ha una percentuale del 70,6%, attenzione, ben 5 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. Ma il problema qual è? È che circa il 20% è fatto da contratti instabili, a termine, anche da oltre 5 anni. E poi c'è un 13,5% di basse retribuzioni, cioè di stipendi legali, io tralascio adesso il lavoro nero, che purtroppo ce n'è tanto, ma contratti corretti, legali, ma poveri. Qui con la Regione Lazio, con Roma Capitale, abbiamo avviato proprio dall'inizio 2023 questo progetto per il lavoro, no, dell'Officina delle Opportunità. Nei prossimi mesi avremo modo anche di fare il punto della situazione. 5 grida di dolore che però non ci fanno dimenticare quei motivi di speranza che dicevo all'inizio. Grazie molto, e lascio la parola ad Alberto con la Iacomo, che è responsabile della nostra area studi e comunicazione e che con la redazione ha curato il rapporto. Prego Alberto. Allora, l'introduzione e lo scenario socio-economico, i capitoli che aprono il volume, li ha già illustrati il direttore Giustino Trincia, quindi andrò brevemente ad indicare la struttura del resto del rapporto
e vedere insieme, per vedere insieme alcune tendenze, ma sarò molto veloce, insomma, ecco. Innanzitutto vengono presentati tre focus. Un primo sulla povertà alimentare. L'occasione sono stati 15 anni dell'apertura a Roma del primo emporio della solidarietà in Italia. Un'esperienza pilota che si è diffusa adesso in oltre 100 diocesi. Insieme alle comunità parrocchiali è stato avviato un percorso di riorganizzazione dei cinque empori che sono attualmente a Roma, integrando però sempre più all'aiuto alimentare iniziative di promozione sociale. Ecco allora il titolo del capitolo, Una parte è sempre per il tutto, che il collega Massimo Pasquo, responsabile dell'area comunità e territorio, ha dato per sintetizzare quello che esprimiamo. C'è poi un secondo focus sull'impatto del reddito di cittadinanza per le persone senza dimora. È stato analizzato in vari modi per le famiglie povere il reddito di cittadinanza, molte ricerche, però nessuna finora aveva avuto come focus le persone che non hanno tetto e dimora. Ecco, l'analisi condotta da Carmelo Bruni, docente di politiche sociali alla Sapienza, insieme a 5 studentesse del corso di laurea in progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con l'area Ascolto Accoglienza della Caritas nei due centri di accoglienza per senza dimora, l'ostello Don Luigi di Liegro e la Casa Santa Giacinta. Dimostra l'importanza della misura di fronte a persone fragili, sia nel loro bagaglio di formazione, sia dal punto di vista della rete sociale. Un sussidio che sicuramente non risolveva, purtroppo stiamo parlando al passato perché non c'è più, non risolveva i loro problemi, ma che inserito in sperimentazioni sociali, quali il co-housing, oppure in percorsi di accompagnamento e promozione della persona, rappresentava un importante riferimento. Il terzo focus ci arriva da un altro anniversario. I 40 anni del poliambulatorio della Caritas che celebreremo a dicembre è stata l'occasione per approfondire chi sono oggi gli esclusi di fatto dalla sanità pubblica. Oltre alle riflessioni di Salvatore Geraci, il collega responsabile dell'area sanitaria, ci ha aiutato un sondaggio fatto da Cittadinanza Attiva Lazio sulle liste di attesa e la necessità per molti malati di ricorrere alla sanità privata. Oltre questi tre focus c'è la parte finale che abbiamo chiamato in ascolto della città e sono le sezioni che riguardano la Caritas e l'attività che è stata svolta sia in ambito diocesano che dalle 185 parrocchie ed è un po' il nostro osservatorio sociale. Vedremo adesso una carrellata veloce su quelli che sono gli aspetti maggiori. Innanzitutto nei centri di ascolto. Nei centri di ascolto abbiamo incontrato, lo diceva prima il direttore, 25.000 persone, è un dato in aumento, però dire che aumentano le persone incontrate nei centri d'ascolto non indica questo dato da solo che la povertà sia in aumento, anche perché da anni stiamo facendo un progetto di estensione della nostra rete territoriale, quindi riusciamo a monitorare e intercettare più persone a mettere in rete attraverso il sistema informativo sociale che abbiamo. Quello che risulta è il forte impatto dei cittadini ucraini, che sono stati il 10% delle persone che si sono rivolti nei centri di ascolto, sia parrocchiali che diocesani. La richiesta maggiore, nel 70% dei casi, è sempre di aiuto alimentare, sia come possibilità di accedere alle mense, sia come buoni di acquisto alimenti, sia come tessere per gli empori. In aumento anche la richiesta per contributi per far fronte alla povertà energetica, anche perché con la diocesi è stato attivato un fondo per l'aiuto alle bollette. L'altro focus riguarda le mense, sono state 9.148 le persone accolte e 319.000 i pasti distribuiti dalle tre mense diocesane, con due indicazioni forti che emergono e ci fanno riflettere. Il primo è l'elevato numero di cittadini stranieri. Alle mense c'è sempre stata una maggioranza di cittadini stranieri tra gli utenti che usufruiscono delle mense, ma non è mai stata alta come quest'anno. L'82% delle persone che sono andate nelle nostre mense sono cittadini stranieri. Se andiamo a vedere le nazionalità, alcune e presenti anche in modo consistente come Somalia, Mali,
fanno pensare proprio a quelle persone che il padre Camillo conosce bene, che vanno anche alla mensa del Centro Astalli, che sono i richiedenti asilo, i protetti internazionali e le persone che arrivano. L'altro dato allarmante, a nostro parere, è l'elevato numero di minori che quest'anno abbiamo incontrato nelle mense. Solitamente nelle mense non ci sono minori, o cerchiamo di non farli arrivare. Il 7,6% degli utenti delle nostre mense sono stati minori. Molti sono minori stranieri non accompagnati, che insieme anche ai servizi sociali del Comune e alla Questura riusciamo a intercettare e inserire nei progetti, ma molti sono anche, soprattutto, ragazzi e bambini in prevalenza sudamericani che vengono a mensa il sabato e la domenica, perché le scuole sono chiuse, non mangiano a scuola e i genitori li accompagnano a mangiare a mensa. Quindi sono due dati che ci fanno molto, perché sono molto molto in aumento rispetto agli anni precedenti. Un terzo focus è stato fatto proprio grazie al capitolo della povertà alimentare che dicevamo prima sul sistema degli empori. 15 anni è un piccolo risultato, e anche piccolo risultato perché è un'idea nata a Roma e che poi si è sviluppata in tutta Italia. E sono state 11.469 le famiglie ospitate, 39.229 persone in questi anni, di cui più del 18.000, quasi la metà, erano minori che facevano parte di queste famiglie. Un dato che fa riflettere sono 5.466 tonnellate di merce distribuita, ed è tutta merce che è arrivata attraverso quella circolarità che chiamiamo sempre alimentare, quel superamento degli sprechi. Molte sono le aziende che le donano, molti i mercati generali, così come molti sono le raccolte alimentari che fanno le parrocchie. I servizi sanitari, e l'altro grande focus che siamo andati a vedere, sono quattro i servizi promossi a livello diocesano: il poliambulatorio alla stazione Termini, il servizio farmaceutico che c'è all'interno, il centro odontoiatrico, un servizio di psicoterapia ferite invisibili per vittime di tortura. Nel 2022 sono state erogate direttamente 25.000 prestazioni, il 5% in più rispetto all'anno precedente, a 3.441 pazienti, 2.200 all'ambulatorio e 800 e rotti al centro odontoiatrico. 1.900 erano pazienti nuovi, gli altri erano pazienti che hanno continuato le terapie degli anni precedenti. L'ultimo focus è proprio quello che riguarda i cittadini ucraini. 1.617 quelli incontrati nel corso dell'anno, con tre diversi programmi. Il primo è quello attivato dai centri di ascolto parrocchiali. Lì sono stati 1.390 quelli che abbiamo incontrato. Un dato che ci fa riflettere: per il 70% era il primo incontro con la Caritas, il 30% erano già conosciuti. Uno dirà: come mai, se sono profughi, erano già conosciuti? Per alcuni era un progetto migratorio che si era concluso, erano tornati in patria, e con il conflitto sono tornati qui perché già conoscevano, ci conoscevano o conoscevano le famiglie, quindi hanno chiesto aiuto. Per altri invece si tratta di parenti, soprattutto nonne, che hanno accolto bambini. Quindi la nonna era conosciuta e è venuta a chiedere aiuto per i nipoti. Gli interventi, si tratta di prestazioni multiple di quelle che sono state richieste, però la maggior parte si inizia sempre con la richiesta alimentare, pacchi e buoni alimentari o accesso alle mense. Per molti invece si è trattato di dare un aiuto per l'orientamento al lavoro, per le pratiche dell'alloggio e i servizi legali. Il secondo grande programma è quello dell'accoglienza diffusa. 188 profughi sono stati ospitati dalle parrocchie e dagli istituti religiosi, 15 parrocchie e 26 istituti. E questo è un programma che è stato fatto in collaborazione con la Prefettura di Roma e con la Protezione Civile. E si è trattato sia di nuclei familiari, mamme con bambini, sia di altre tipologie di nuclei, nonna e nipoti o di persone singole. Il terzo ha a che fare con la parte sanitaria, con il poliambulatorio Caritas, che aveva una posizione strategica, essendo la stazione Termini vicino anche all'hub vaccinale e all'accoglienza che era stata predisposta,
ha intercettato 227 cittadini ucraini, molti indirizzati proprio dalla protezione civile per seguire terapie particolari. 72 invece sono stati gli ucraini che, con la collaborazione fatta con l'Associazione Italiana degli Odontoiatri e gli studi aderenti, sono stati curati gratuitamente negli studi degli odontoiatri, indirizzati sempre all'area sanitaria Caritas. Grazie Alberto. Diamo adesso la parola al sindaco di Roma Capitale, il professor Roberto Gualtieri. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Vorrei innanzitutto rivolgere un caloroso ringraziamento e saluto agli amici della Caritas Diocesiana, a Don Ben, finale vicario che ha introdotto autorevolmente i nostri lavori, e naturalmente a tutti gli operatori del volontariato, dei vari soggetti che vedo qui in sala, che costituiscono appunto il principale forse segnale di speranza rispetto a un quadro che il rapporto descrive in modo molto efficace. È proprio questo tema della città parallele sia di grande importanza. Noi abbiamo da un lato, poi abbiamo un tema di anche di, io sto da tempo chiedendo all'Istat di darci dati su città, su Roma Capitale, di averli prima, perché abbiamo sempre un problema di dati, di sfasatura di anni, ma insomma sulla base dei dati che ci sono si vede che c'è una crescita economica che beneficia Roma significativa, anche superiore alla media nazionale, tutti gli indicatori ce lo dicono. Più occupati, più imprese, più reddito, ma nonostante questo c'è un aumento della povertà, indicato da numerosi dati, adesso abbiamo quelli nazionali del 22 che sono molto preoccupanti, insomma come è stato detto dal 2008 stiamo parlando di un più che triplicato numero di persone di povertà in Italia. Non abbiamo i dati di Roma del 22 sulla povertà, ma tutti gli indicatori che vediamo, magari forse sono aumentati leggermente meno, tenuto conto della crescita maggiore, ma ci dicono se sono triplicati una serie di dati che riguardano l'affitto, gli sfratti e altri. Tutto lascia intendere che nonostante questo aumento, questa crescita economica positiva che segna la nostra città, ciò non abbia sia in grado da solo, la crescita da sola non fa venire meno l'aumento della povertà, che continua e prosegue secondo un trend nazionale molto preoccupante. Quindi tutto questo ci conferma in realtà di una necessità di affiancare alle politiche volte a sostenere la crescita, le dotazioni, migliorare le dotazioni infrastrutturali, a concorrere a politiche di crescita e di sviluppo, delle politiche che specificatamente affrontino, non solo affrontino questo dato, ma cerchino di mettere al centro la qualità, l'equità della crescita, la sostenibilità sociale all'interno di tutte le politiche. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte cercando di rafforzare il nostro impegno su questo fronte. Nell'ultima variazione di bilancio abbiamo incrementato di 36 milioni i fondi per il sociale e i servizi domiciliari diretti e indiretti per garantire lo scorrimento, anche nel triennio successivo, lo scorrimento delle liste di attesa che avevamo realizzato nel 22, e assicurare strutturalmente questo aumento della platea di 1.300 assistiti che avevamo realizzato nel 22. È stato molto faticoso perché ci misuriamo contemporaneamente con una riduzione delle risorse di Roma Capitale, quindi mettere in sicurezza, però la prima scelta abbiamo voluto fare è mettere in sicurezza e non dover dopo aver allargato ritornare indietro, quindi abbiamo messo in sicurezza nel triennio questo aumento che però non è sufficiente, cioè è meglio, è più di prima, ma è meno di quanto i bisogni ci siano. Da questo punto di vista siamo anche preoccupati che nella legge di bilancio ci sia un taglio per gli enti locali di 200 milioni, c'è anche quello per le regioni, quindi siamo sulla stessa barca,
e quello per i comuni è di 200 milioni e a Roma significa 25 milioni, quindi praticamente ci tagliano quasi tutto l'incremento che noi abbiamo messo sulle politiche sociali. Ma questo è un quadro, poi stiamo cercando di come dire, nella cornice del piano sociale, che sono contento abbia suscitato apprezzamento soprattutto per il metodo, noi stiamo cercando di costruirlo insieme al mondo del volontariato e del terzo settore, di mettere al centro nella definizione dei bisogni delle persone come punto centrale, nella sforzo di mettere questa dimensione al centro non solo di una politiche sociali come questione residuale, ci sono le politiche di Roma Capitale e poi c'è un pezzetto diciamo per le persone più in difficoltà, ma cercando di mettere queste dentro tutte le politiche, le politiche per lo sport, le politiche per la cultura, le politiche per la casa, le politiche per l'occupazione, eccetera, eccetera. Ma l'altro aspetto è quello di dare concretezza a questa opportunità della coprogrammazione e della coprogettazione come metodo superare anche una tradizionale articolazione in cui l'amministrazione decide e poi assegna, ma invece di coprogrammare, coprogettare insieme gli interventi, perché noi siamo consapevoli che senza gli occhi e le orecchie sociali del mondo che voi rappresentate così bene, che è veramente vasto e ricco del volontariato, del terzo settore, è difficile anche capire esattamente quali politiche, come realizzarle, come evitare di dover semplicemente inseguire un'emergenza invece di programmare interventi dando respiro, dando stabilità, dandosi degli obiettivi misurabili nel corso degli anni. E qui davvero c'è da fare tantissimo, il vostro rapporto ci dà uno spaccato importantissimo di come mutino i bisogni, per esempio questa dimensione, diciamo così, della solitudine è sicuramente una dimensione fondamentale che non è semplicemente affrontabile da un punto di vista dell'erogazione di un supporto economico, di un pasto, ma richiede, diciamo così, perché la persona possa esprimere le sue potenzialità, possa avere una dignità, richiede anche altro, richiede appunto un'idea di prossimità, un'idea di inclusione, un'idea di avviamento in percorsi partecipati che sono importantissimi proprio per come dire, valorizzare la dignità, le potenzialità delle persone, perché noi pensiamo fortemente che tutte le persone, a partire anche le più fragili, anche le più deboli, anche quelle che richiedono un livello di assistenza e di sostegno molto, 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 molto marcato, in realtà hanno anche delle cose da dare, hanno anche delle cose da dire alla nostra comunità e includerle, ascoltarle ci rende tutti migliori. Sono contento siano state nelle speranze sottolineate alcune opportunità importanti che riguardano per esempio il PNRR. Noi siamo impegnati per la realizzazione di 52 milioni di progetti sul sociale che riguardano l'autonomia abitativa e lavorativa. Abbiamo già aperto le prime due case a Vitinia. 9 progetti sono dedicati a percorsi di accoglienza e sostegno all'abitare per povertà estreme e senza dimora. 9 progetti a stazioni di posta. E a maggio abbiamo approvato 5 progetti per l'autonomia degli anziani non autosufficienti. Ma io penso che proprio in questa ottica di centralità della persona e di assunzione di questo come questo tema, di questo taglio di osservazione della città, della ricomposizione di queste città parallele come problema generale, anche altri progetti PNRR che non sono esclusivamente sociali siano altrettanto importanti. La sfida dei piani urbani integrati, cioè di risanare, rigenerare quartieri particolarmente difficili come Torbella Monaca, come Santa Maria della Pietà, come Corviale, e portare lì centri non solo una rigenerazione degli edifici, ma anche dei luoghi di socialità e dei luoghi anche di formazione e di avviamento al lavoro, come le nostre case dell'innovazione, che vogliamo andare a mettere 3 nuove case dell'innovazione proprio esattamente in quei luoghi.
e credo sia importante perché condivido molto con voi, con Caritas Diocesiana, con questo rapporto, poi questa centralità della dimensione del lavoro come davvero l'asse, il perno per dare, restituire dignità alle persone. E quindi questo binomio lavoro-educazione sono davvero fondamentali come motore, diciamo così, di politiche sociali, che poi naturalmente devono ovviamente avere una forte capacità di fornire assistenza, di intercettare le fragilità più difficili. Noi abbiamo aumentato, finalmente siamo riusciti ad assumere nuovi assistenti sociali, i numeri sono importanti, 195 nel 22, altri 60 nel 23, e 12 ulteriori nel 24 e ulteriori 154, perché vogliamo appunto raggiungere l'obiettivo dell'EPS di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, perché quando siamo arrivati eravamo, ahimè, molto distanti da questo. E sul tema della casa siamo particolarmente impegnati, sapendo che anche questa è una sfida gigantesca. Purtroppo anche qui registriamo drammaticamente una scelta non meditata adeguatamente di tagliare e cancellare nazionalmente sia le risorse per il contributo all'affitto sia le risorse per la morosità incolpevole. Noi ci eravamo anche messi finalmente in pari con un arretrato drammatico che avevamo ereditato, si pagavano con anni di ritardo questi contributi all'affitto, adesso siamo riusciti a pagarli in tempo e saranno gli ultimi che pagheremo, un po' diciamo amaro come lancio di un efficientamento amministrativo che poi però sono finite le risorse. Quindi questo è tenuto conto proprio come questo dato degli sfratti e come questa caduta differenziata dell'inflazione nel suo impatto ha colpito il dato che mostra come l'inflazione è maggiore quanto più il reddito è basso. Qualcuno in passato la definiva la più ingiusta delle tasse, l'inflazione, perché non solo non è progressiva, ma è regressiva, cioè più alta è una tassa che sale quanto scende il reddito. E quindi questo dato, non sorprendenti, questa compresenza di dati di crescita e dati di aumento delle diseguaglianze. E rispetto a questo, appunto, c'è un lavoro enorme sulla casa. Noi abbiamo lanciato il nostro piano casa e sono importante anche che la regione vari questa legge, insomma deve tornare ad essere una priorità quella delle politiche pubbliche per la casa. Noi, come sapete, abbiamo pensato che dopo tanti anni in cui il problema era di smettere, bisogna innanzitutto acquistare le case, è una cosa diciamo non particolarmente sofisticata ma molto evidente, se ci servono più case popolari, perché sennò hanno sufficienti alloggi rispetto alla domanda. Poi tante altre cose che sono nel piano casa conoscete, ma non ci torno, come naturalmente sulle persone senza fissa dimora e su come uscire dall'emergenza, dai cosiddetti vecchi piani freddo e arrivare a centri H24 tutto l'anno, aumentare i posti. Su tutto questo il lavoro del Dipartimento e dell'assessora Funari, che voglio ringraziare davvero per il suo impegno, per la sua dedizione alla guida di un Dipartimento che sta lavorando molto bene, insomma è uno sforzo enorme che noi stiamo cercando di realizzare, ma è uno sforzo appunto che non potrà mai essere sufficiente se si limita a massimizzare gli interventi, gli investimenti, gli interventi di sostegno dell'amministrazione. Noi dobbiamo veramente, questa è l'ambizione del piano sociale, fare un salto di qualità e mettere a rete e massimizzare la capacità di fare rete di tutte le forze, di tutte le energie straordinarie che considerano la priorità di questa città, quella di evitare queste città parallele si chiamano sempre più in realtà delle rette divergenti, e arrivare invece a farle convergere, cioè chi diceva le convergenze parallele, noi possiamo dire le convergenze non parallele, ma le convergenze e basta, queste due città, una città che cresce, che innova, che ha cantieri, che realizza infrastrutture, ma che soprattutto guarda
tutte le politiche dall'angolo dei più fragili e dei più deboli. È un'emergenza sociale, noi non possiamo non chiamarla in questo modo di fronte a questi numeri, ma anch'io volevo concludere con la speranza, di una forza, di una determinazione, di una intelligenza sociale diffusa che anima il lavoro di Caritas e di tutti gli altri soggetti che rappresentano davvero un universo di una ricchezza straordinaria che ho imparato a conoscere e apprezzare, che per noi è un punto di riferimento insostituibile nell'impegno per affrontare le sfide di questa città e di farlo con la cruda consapevolezza realistica della profondità delle ferite, delle lacerazioni, ma anche con la speranza appunto che sia possibile mobilitare le coscienze e le intelligenze, le energie della nostra città e affrontare il giubileo della speranza con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di più per le persone più fragili e più deboli, e questo fiume appunto di povertà che Papa Francesco ci ricorda attraverso la nostra città, riuscirlo a contenere, riuscirlo ad affrontare, riuscirlo a guardare, a vedere innanzitutto, ma poi anche a dare alle persone che lo compongono delle risposte concrete. Quindi grazie davvero per il vostro impegno straordinario. Grazie. Lei, sindaco. Diamo adesso la parola al dottor Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Grazie, grazie per l'invito. Saluto al sindaco, grazie Don Ben, grazie Giustino, grazie a tutti i volontari e gli operatori della Caritas di Roma, per, non solo per il lavoro che svolgono, ma per la passione, la dedizione che quotidianamente ripongono nelle loro attività. È una fotografia quella della nostra città, la capitale, del capoluogo della regione che presiedo, pietata sotto alcuni punti di vista per quella che è l'imponenza della sfida che anche il sindaco ricordava nel suo intervento, per numeri, per diversità, per esclusione e o rischio di esclusione. Dato che balza, no, è quel reddito tra secondo municipio e sesto municipio così marcato, quasi il triplo, rispetto a cittadini che vivono una stessa realtà. Una città che comunque non gode delle risorse di cui dovrebbe godere come una grande capitale, perché comunque le grandi capitali attraggono da sempre anche tanta umanità. Le stazioni delle capitali, ovunque si va, sono un punto di incontro della nostra umanità. E i trasporti, parto da cose poi entrerò nel dettaglio, che comunque feriscono, aumentano le ferite, no? Il trasporto pubblico locale non adeguatamente sostenuto in una città come Roma genera esclusione, genera difficoltà di accesso ai servizi. Questa è una, quindi, e potrei continuare su tutta una serie di ambiti che comunque feriscono le nostre realtà. Che aumentino richieste di aiuto provenendo da una realtà che si occupa di esclusione, di risposta ai bisogni, cioè non mi sorprende, ormai questo trend è in crescita negli ultimi anni. E però ho scelto di accettare questo ruolo quando ho deciso di la responsabilità di diventare presidente, proprio di combattere ogni forma di esclusione. Questo è stato il mio faro, questa è stata la motivazione sottesa al motivo per cui ho scelto di accettare la proposta di fare il presidente. Abbiamo vissuto un primo anno come Regione Lazio in cui ovviamente siamo stati feriti da tagli non voluti, quasi 400 milioni di euro sul bilancio corrente, e ovviamente hanno penalizzato, e come ho ricordato più volte in più occasioni, quando si devono tagliare 400 milioni di euro su un bilancio regionale si tocca la carne viva. Beh, punto di caduta quando sei obbligato a tagliare quasi 400 milioni di euro. E a pagare questa,
questo prezzo sono sempre coloro che hanno, quando già le aliquote al massimo, sono sempre coloro che hanno meno possibilità di accesso. Io vi ringrazio per aver segnalato alcuni ambiti quindi, che mi sono particolarmente cari, quello della salute mentale. Vedete, io uno dei primi interventi che ho fatto e che ho voluto come giunta insieme all'assessore Maselli, che ringrazio, noi abbiamo portato insieme all'assessore Schiboni un provvedimento per la lotta all'esclusione nelle scuole, era finanziato solo con 2 milioni, abbiamo portato 10 milioni di euro, oggi tutte le scuole che avevano fatto domanda hanno lo psicologo all'interno delle loro strutture per poter, come centro di ascolto, come punto di ascolto, per cercare di contrastare o minimizzare il disagio. Stiamo cercando di utilizzare ogni risorsa possibile, quindi io ho trovato sottoutilizzato, a mio avviso, il Fondo Sociale Europeo e quindi con quello noi stiamo dando risposte che, ahimè, non mi sono date col bilancio corrente, nella speranza che poi possano diventare strutturali. Così come sempre sul sostegno psicologico e la salute mentale, non potendo toccare la spesa sanitaria perché è una regione in piano di rientro, abbiamo adottato una delibera grazie al Fondo Sociale Europeo che comunque ci consentirà per 3 anni di dare una risposta al bisogno di salute mentale che spesso accompagna il paziente oncologico, i suoi familiari, i figli minori. E questo per 3 anni comunque i cittadini del Lazio avranno questa possibilità, nella speranza poi già nei prossimi 2 anni di poter portare all'interno dell'offerta del Servizio Sanitario Nazionale questa risposta. Sulla salute mentale, in linea generale, questa è la Cenerentola. Noi abbiamo una delle leggi più belle del mondo, a mio avviso, però è una legge che richiede risorse. La nostra legge senza risorse è destinata al fallimento. Ed è un altro tema, quello del personale, però io su questo vorrei essere chiaro, perché altrimenti il rapporto rischia di essere distorsivo per alcuni punti. Per alcuni aspetti. Noi è vero abbiamo trovato una carenza, ma già con l'ultima autorizzazione di venerdì scorso abbiamo stabilizzato anche 350 persone, altre 200 ne sono state assunte dall'inizio del mio mandato, circa 1000 nuove assunzioni nel servizio sanitario. E con questo noi abbiamo chiuso i fabbisogni, ma quando chiudi i fabbisogni, cioè tu leggi i fabbisogni che ti arrivano dalle ASL e guardi quella che normalmente dovrebbe essere una composizione organica. Ma poi, e adesso comincerà il grande lavoro, ti accorgi che quando vai sulle necessità reali, alcune zone hanno bisogno di essere rafforzate e questo servizio e questa lettura non è mai stata fatta. Ti accorgi, per quello che riguarda i distretti sociosanitari, Giussino, che soltanto nel 2018-2021 hanno rendicontato l'8% delle loro spese. E quindi ci sono delle difficoltà burocratiche serie anche nel riportare, perché noi comunque l'altra lotta che abbiamo quotidiana è quella, una burocrazia che strangola e ancora una volta colpisce le persone più fragili. Quindi anche su questo noi ovviamente stiamo lavorando, così come su un'organizzazione della rete sanitaria, dell'offerta sanitaria, che tenga conto da un lato di queste esclusioni, quindi di una necessità di rafforzare alcune aree territoriali, dall'altro di un dialogo con le forze sociali, perché non è pensabile, non è accettabile che noi abbiamo nel Lazio strutture sanitarie di una certa dimensione che costano 170 milioni di euro in più rispetto a quella stessa struttura in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana o in Lombardia. E queste sono risorse sottratte al bisogno, perché chi ha pagato il prezzo di tutto questo è stato il territorio. Quindi sicuramente grande attenzione al territorio, già dal prossimo anno stiamo lavorando sui budget di salute per quello che riguarda la salute mentale, con attenzione anche al caregiver, non quindi soltanto al paziente, perché chi è colpito da salute mentale è sicuramente il paziente, ma porta con sé il dolore, la devastazione di tutte le famiglie che vivono la solitudine di questa assenza di rapporto. E un cambio di paradigma anche
su questo vorrei spezzare una lancia, perché si parla sempre di extra moenia. I medici ovviamente hanno diritto a fare l'extra moenia. Quello che è mancato sulle liste d'attesa è stato proprio il rapporto con il privato, che ha condizionato la programmazione sanitaria regionale, ancora una volta piegandola agli interessi di alcuni gruppi, anziché inserire il privato, che pure serve, nella programmazione regionale secondo i bisogni della programmazione. E questo ovviamente sta venendo. Metteremo 3 milioni di prestazioni in più entro il 31 dicembre all'interno del Recup, e questo quindi dovrebbe aumentare e migliorare l'offerta, anche se poi in sanità, questo poi la dottoressa Melanio lo potrebbe spiegare, potrebbe tenere una dissertazione, c'è una legge stranissima, ancora nessuno scienziato è riuscito a spiegarsi: più aumenti l'offerta, più sale la domanda. Questa è una cosa che da sempre è difficilmente spiegabile. Però sicuramente radicare su alcuni territori i servizi in funzione di quelli che sono i bisogni, questa per me è una priorità assoluta, insieme a quella della salute mentale. E adesso verificherò immediatamente, vi ringrazio per averlo segnalato, la possibilità di mettere un'automedica con lo psichiatra, in maniera tale, perché fare l'ambulanza dedicata rischia di essere non necessaria, avere un'automedica con lo psichiatra H24 invece potrebbe essere quella risposta che manca e che potremmo cercare di inserire già nella programmazione 2024, che ci vede e ci dovrebbe vedere leggermente con una capacità finanziaria migliorata rispetto a quella che abbiamo avuto quest'anno. Questo per quello che riguarda la parte della salute. Sulle politiche abitative io onestamente sono devastato, più conosco quelle realtà, più mi rendo conto di come siano capaci di generare esclusione, fratture sociali, che siano di difficile cura, come ha detto anche il sindaco. Non c'è una cura facile. C'è di sicuro, questo lo dico perché poi noi dobbiamo pure in alcuni ambiti non avere paura del termine legalità, perché l'illegalità diffusa la pagano sempre i più deboli e i più fragili, perché c'è un vero e proprio pizzo a Tor Bella Monaca, che lo sappiamo, che viene fatto pagare a chi è dentro, e quindi anche il ripristino della legalità, così come un ripristino di chiarezza nelle liste d'attesa. Nella nuova legge è previsto che ai più poveri noi toglieremo il balzello dei 7 euro, perché non ha senso chiedere 7 euro a chi comunque già non ha risorse. Però non consentiremo più, e verranno stabiliti alcuni criteri per cui io non mi dovrò trovare una persona, e uno, per carità, per fortuna, che ha un reddito di 320.000 euro e vive in una casa dell'ATE. 800 persone con redditi sopra i 100.000 euro che vivono nelle case di edilizia residenziale pubblica, attendendo quelle dismissioni di cui parlava prima il sindaco, e che non avverranno, andranno via loro. Perché questo è il senso di avere attenzione alle fragilità. Ti do la possibilità, voglio il riscatto, la possibilità di uscire dall'esclusione, ma a quel punto puoi trovare la maniera per affittare una casa a prezzi di mercato, essere accompagnato da una buona rete sociale, significa anche questo, con una capacità di analisi dei dati e una gestione del patrimonio che deve essere a disposizione dei più fragili. Quindi quando noi parliamo di lotta alla illegalità diffusa all'interno della terra, facciamo prevalentemente riferimento a questo, perché poi non è anche le occupazioni violente e altro, ovvio, da un lato c'è il sistema prefettizio, altre volte nascono da situazioni di disperazione che dobbiamo saper gestire con criteri, umanità e saggezza, senza atteggiamenti da invasati, come purtroppo in una società così divisiva, così polarizzata, ogni tanto accade. Io sono grato alla Caritas perché questa è una di quelle occasioni in cui ci si può sedere, si può confrontare e costruire insieme, con lo sguardo sui più poveri, lo sguardo su chi è escluso. Quindi su questo sicuramente come Regione continueremo a lavorare, continuerà a lavorare la gestione Maselli, che dovrebbe entro la fine dell'anno, credo, ma comunque nelle prossime settimane, una legge sul contrasto allo spreco alimentare e alla povertà.
all'ampliamento del tavolo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale anche in maniera più flessibile, perché comunque volevamo fare in modo che le realtà più rappresentative fossero tutte ascoltate, presenti e potessero portare quel loro contributo. È un lavoro complesso quello che dobbiamo fare, sia io che il sindaco, e questo è uno di quegli ambiti su cui lavoriamo fianco a fianco. Quando si tratta di combattere la povertà, quando si tratta di combattere l'esclusione sociale, queste sono quelle situazioni in cui ci si deve confrontare e individuare soluzioni che possano migliorare la vita della nostra città. Sul lavoro non mi dilungherò, perché comunque già è stato detto molto, cioè la politica di espansione, di crescita c'è. Però noi guardiamo soltanto, l'ho detto l'altro giorno, agli stati generali della provincia di Frosinone, che è un polo industriale importante, sicuramente lì ci sono tanti indicatori in crescita, però quella provincia alla fine invece socialmente è devastata e necessita di interventi sociali importanti. Quindi noi dobbiamo fare in modo che comunque lo sviluppo sociale accompagni sempre la crescita economica con un'attenzione allo sviluppo delle nostre città. Come usciremo da quei luoghi di esclusione come Tor Bella Monaco, il Corviale? Questo onestamente è la sfida più grande, perché il fallimento di quell'architettura è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo intenzione di guardare, quando metteremo mano con la nuova legge, lo vedrete, invece è una possibilità di includere, di fare un'edilizia sociale che sia innanzitutto guardi al bello, perché a mio avviso anche il contesto in cui comunque ci si insedia e si deve vivere aiuta il miglioramento del progresso sociale, ma dall'altro anche una non case destinate solo a chi è a rischio esclusione, ma invece degli alloggi. Voi sapete che c'è una riserva che deve essere data alle forze dell'ordine, quindi fare in maniera tale che vi sia la vera integrazione sociale, non soltanto case che vengano destinate a chi è escluso. Quindi anche questo credo che sia una traiettoria che è alla portata e sulla quale io sento profondamente la responsabilità. Quindi grazie per l'invito, grazie Don Ben, io sono contento di questo incontro. Io sapete che sono stato parte di questa storia per qualche anno, dall'88 al 95, e che porto sempre con me, e non potrebbe essere diversamente. La ricchezza della Caritas è stata sempre quella di non guardare in faccia a nessuno. Con Don Luigi ricordo proprio quando riusciva a far arrabbiare tutti, sia a destra che a sinistra, perché la posizione era ferma, il povero, l'escluso al centro, e quando si è presi, lo dico proprio come li chiamo prima di tutto a me stesso in questo nuovo ruolo, no? Si viene tirati per la giacchetta, ci sono mille priorità che ogni giorno ci travolgono quando si hanno questi ruoli, ecco, avere chi come la Caritas ti richiama all'ordine e ti riporta a quella che è la vera priorità, la lotta all'esclusione, la lotta alla povertà, mettere al centro la dignità di ogni essere umano, ecco, su questo io vi ringrazio e vi invito a continuare a essere sempre quella voce che richiama le nostre attenzioni e le nostre coscienze. Grazie. Ma teoricamente io dovrei fare delle conclusioni, ma sarò breve, come si dice. Sapete, c'è un detto del Vangelo, non posso non cominciare: non sappia la tua destra ciò che fa il tuo vicino, ciò che fa la tua sinistra. Allora, non ci siamo visti oggi per infrangere questa regola evangelica. Io lo dico spesso a tutti gli operatori nelle parrocchie, Caritas diocesana, ma ovunque dove vado, anche nelle carceri, lo dico ai cappellani. Purtroppo è vero che noi come Chiesa a volte prendiamo un po' troppo sul serio questo detto di Gesù: non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra, perché il bene che viene fatto in questa città e nelle parrocchie, nelle singole realtà di cui molti sono anche qui presenti, è enormemente più grande di quello che riusciamo a circoscrivere, a rendicontare. È soltanto la punta dell'iceberg, se volete. Eppure lo facciamo questo, quindi non per dire guardate quanto siamo belli o quanto abbiamo fatto, lo facciamo perché ci sembra importante
sottolineare i filoni della povertà o degli ultimi o della città degli invisibili, e alcuni abbiamo ascoltato sono filoni già conosciuti, altri sono filoni che si stanno pronunciando di più, però sono tutti quanti filoni che ci possono invitare a dire attenzione a noi stessi innanzitutto e a tutti, in qualche modo a tutta la Chiesa di Roma, alla città lo mettiamo a disposizione, a dire attenzione, perché ci sono questi filoni che potrebbero allargarsi come si strappa il tessuto, e quando poi lo strappo è troppo grosso c'è la voragine, non contiene più le cose. Ecco, ci siamo ritrovati per questi filoni, ripeto, non per dire semplicemente quanto. Allora, da questo punto di vista è chiaro che la strada è sempre di più la necessità di mettere insieme i punti di vista di tutti. Ecco, veniva evocato anche più volte questo percorso iniziato qualche giorno fa in Campidoglio sul piano sociale, in cui coloro che hanno per certi versi le mani in pasta, con il loro punto di vista, possano dire forse bisognerebbe agire in questo modo, però se mettiamo insieme i punti di vista di tutti forse riusciamo a trovare non l'ottimo ma il meglio da fare per gli esclusi, e anche fare in modo tale che si facciano le cose con loro. Io lo so che da questo punto di vista tutti noi, magari lo faccio come un'autocritica, anche come Chiesa, a volte siamo i primi che non insistiamo abbastanza che le cose non vanno fatte solo per i poveri, ma vanno fatte sempre di più con i poveri. Il Papa anche ce lo richiama, abbiamo fatto un percorso sulla generatività, perché altrimenti sembra che ci sono coloro che ricevono, gli altri che danno, e si alimenta una logica di potere. Io ho il potere di fare e potrei sembrare che lo voglia o che non lo voglia fare, e penso che da questo, cioè, dobbiamo verbalizzarlo proprio per prendere le distanze, per ottimizzare e coinvolgere sempre di più anche gli invisibili. E per chiudere, permettetemi però di fare, sì, il ringraziamento lo faccio a tutti senza elencare e così via, ma io voglio fare un ringraziamento particolare a due categorie. La prima categoria di persone alla quale voglio ringraziare sono l'esercito delle parrocchiane o delle persone che nelle varie realtà così sociali, guardo Padre Camillo, penso a Sant'Egidio, penso a Centro Astalli, penso agli Scalabrini, insomma tutto il discorso del coordinamento carità che in qualche modo ogni tanto ci ritroviamo. Ci sono delle persone che sono diciottenni da un po', a volte dico sono cugini di Matusalemme, che però nonostante questo si rimboccano le maniche e non smettono testardamente e ostinatamente a dire no, vado in parrocchia o vado lì al centro perché c'è bisogno di dare una mano, c'è bisogno di accogliere le persone, di sostenerle. Ecco, io non posso non rivolgere un pensiero grato a queste persone che potrebbero benissimo godersi la pensione se ce l'hanno, oppure fanno attenzione a farsela quadrare, eppure dicono c'è qualcuno che sta peggio di me, io non posso non fare la mia parte. Ecco, io voglio ringraziare a questa categoria di persone, che lo dico, spero che siano d'accordo anche le istituzioni, sono veramente la parte migliore di questa città, che a me danno lezioni di vita ogni giorno. Io le chiamo certe volte zia Rosa, no? Ma sono quelle persone così buone che hanno raggiunto una certa età ma non si rassegnano né davanti al disagio né davanti al fatto che nonostante la richiesta sia grossa si può e si deve fare qualcosa. La seconda categoria che ringrazio e concludo sono tutti i volontari, i giovani, i ragazzi delle scuole.
Sì, c'è l'ufficio per il volontariato Cittadinanza Attiva, Gianni Pizzuti, ma ci sono tutte le scuole che collaborano con i tanti centri, tanti ragazzi che si fanno un po' ferire poi da queste situazioni. E qualcuno dice, oh, ma bisogna fare qualcosa. E a qualcuno dice, sì, stiamo provando. Qualcuno con lo zelo giovanile dice, ma voi non state facendo abbastanza, dacci una mano a fare qualcosa di più. Ecco, io voglio ringraziare queste persone, perché cosa saremmo noi senza? Ma dove andiamo? Dove andremmo senza? Rischiamo di fare, come dire, statistica o peggio ancora letteratura sui poveri, mentre sono quelli che, ecco, c'è una persona che ho finito a 86 anni, da più di 35 anni, una volta a settimana va in carcere. Da più di, e si fa accompagnare perché non è più in grado né di camminare, tantomeno di guidare, ma ogni sabato che esiste sulla faccia di questa terra lei ci va. E io vorrei concludere con questo, con un pensiero di gratitudine a queste persone, a chiedere per favore non smettete, anzi aiutiamoci, e vogliamo ringraziare anche tutti coloro che nelle singole realtà della Caritas Roma, di Caritas Roma, di tutte le parrocchie, di tutte le realtà di carità, realtà, persone private, istituzioni, aziende, fondazioni, che dicono, guarda, io non lo so, però ecco, ti lascio i due denari dell'albergatore, no? Ti pago, ecco, c'è bisogno anche di questo, e concludo con un pensiero di gratitudine anche a loro, e grazie a tutti quanti. Grazie.